In questo video mangerò per 48 ore solo cibo cinese per il capodanno cinese. Tutto quello che mangerò quindi dovrà essere definito piatto cinese e in più dovrò cercare di stare anche il più basso possibile di calorie, quindi rimanere nelle mie 2200 kcal giornaliere, perché nel prossimo video che uscirà ci sarà la trasformazione fisica dopo un mese di dieta. Dopo 7 giorni di solo riso, pollo e verdure, qualche risultato si vedeva e vedete nel prossimo video cosa è successo dopo un mese di 2200 kcal. Detto questo, iniziamo subito col primo pasto della giornata, la colazione. Primo pasto del 48 ore, solo cibo cinese per il capodanno cinese. Partiamo dalla colazione. Mi sono preparato 100 grammi di congee, che ho mangiato più volte nei miei video. È praticamente porridge di riso, quindi riso cucinato con tanta acqua per molto tempo. Diventa una pappetta e è riso voluminoso. Accompagnerò con un uovo dei 100 anni, che a nessuno piace, però a me piacciono, e 50 grammi di carne di maiale essiccato e sfilacciato. Non so spiegare, ma è tipo cotone di carne. In più condirò con un po' di salsa di soia. Come vedrete, la salsa di soia sarà protagonista di questo video. Cerco di tenermi basso durante la... Mi sono arrivati 2 pacchi Prozis che aprirò più tardi. Intanto mangio perché ho famissima. È molto bello alla vista. La carne sfilacciata invece è così. Qui avevo già mangiato metà confezione. Cercherò di stare basso di calorie, dato che stasera, essendo il vero e proprio capodanno cinese, ci sfonderemo di cibo. Devo comunque stare nelle mie calorie, ma sarà impossibile, sarà difficilissimo. E niente, direi che si può iniziare a mangiare. Ha un gusto particolare che non a tutti può piacere, però se avete possibilità provatelo, perché potrebbe essere una scoperta. Oltre al problema di stare dentro le calorie, c'è anche il problema che devo mangiare 180 grammi di proteine. Sarà difficilissimo, però è una challenge, quindi ci sta. Comunque anche Nora sta facendo la challenge e purtroppo non possiamo fare la challenge assieme, perché lei lavora in questi 2 giorni, quindi non è a casa. Io, fatalità, sono a casa da lavoro. Un'altra cosa scomoda di questa challenge è che tutti i cibi in Cina, e di conseguenza quelli che vendono qua cinesi, hanno le calorie in kilojoule anziché in kilocalorie, quindi ogni volta va convertito alle kilocalorie per poterlo mettere nell'applicazione. In più, ovviamente, essendo cibi non comuni qua, non si trovano e devo inserirli manualmente. Ci perderò 2 ore. Colazione finita, adesso sistemo e unboxo i pacchi. Ricordate che se volete comprare su Prozis usate il codice sconto Valentino Young, avete il 10% di sconto più gli omaggi e in più supporterete il canale. Prima cosa, ho preso una bilancia. Questa si collega all'applicazione del telefono e mi tracca tutte le pesate. Mi è venuto in mente di prenderlo perché dopo questa challenge dei 30 giorni farò un'altra challenge dei 30 giorni e traccherò il peso ogni singolo giorno, quindi questa è molto molto utile. Più da anche le percentuali di grasso, di acqua, di metabolismo basale, di grasso viscerale, anni metabolici, proteine, massa ossea, massa muscolare e altre cose che non so cosa siano. Imparerò in questi giorni. Ho preso poi la caraffa per l'acqua, dato che la mia caraffa è da buttare, è completamente distrutta e piena di calcare. Una bellissima lampada con caricatore wireless che metterò su questo tavolo, infatti vedrete nei video probabilmente. Ho preso vari vestiti che sono comodissimi, così ho anche un ricambio e non le solite 2 magliette. Il pezzo forte è questa friggitrice ad aria, dato che la mia vecchia sta dando problemi e per cucinare 2 patatine ci mette 1 ora e mezza. Questa è una cottura molto più veloce. Ho preso poi un umidificatore da mettere come sfondo, dato che ha anche i led, quindi è luminoso e carino e farà coppia con quella luce led che avete visto negli altri video. Un bollitore dell'acqua, dato che il mio vecchio bollitore sta dando problemi, ha una capacità irrisoria di 0,5 litro, tipo questo. Mi pare sia 1 litro e in più ha un doppio strato, così non scotta la parte fuori. Poi un cavetto universale, comodo per i viaggi. Una barra luminosa led che installerò vicino all'entrata, così appena entro c'è la luce che si accende e vedo se i cani hanno pisciato all'entrata. Burro di arachidi in polvere, dato che ho provato tutti i burri di arachidi esistenti su Prozis, volevo provare anche quello in polvere. Vi farò sapere su Instagram come sono. Capsule termogeniche e alla fine il joint support. Bene, finito. Comunque, dato che ho cambiato il numero di mobili qua dietro, ho dovuto riprendere una striscia led, così lo risistemo meglio. Spero di non rompere nulla. Dopo aver sistemato il tutto con l'agglomerato di cavi, come pre-workout mi mangio questo tetraedro. Mi mangio questo zonz. È un tetraedro di riso coperto da foglie di bambù e spago. All'interno dovrebbe avere carne. L'abbiamo preso già pronto, però mi ricordo che i miei lo facevano a casa. L'ho scaldato in microonde. All'interno ha tuorlo d'uovo. Poi questo non è un riso normale perché è molto appiccicoso. Non so che riso sia, però è diverso. Ha anche carne. Ne mangerei altri 5. Come pre-workout attualmente sto usando questo Ripped pre-workout. Detto questo, si va in palestra e ci vediamo per cena.
A cena, dato che era il capodanno cinese, abbiamo invitato due amici in casa e ho cucinato io. Microonde l'ha fatta! No, l'ho preparato io, maledetto! Cenone di capodanno, ho fatto risola cantonese, fit con poco olio, ravioli con tanto olio, quindi non sono molto fit, carne brasata, sarebbe da fare con la pancetta, quindi carne grassa, però l'ho fatto con la lonza perché vogliamo stare fit, perché ho cucinato io. Le verdure le ha fatte Nora. Questi qua, come detto prima, le ha fatte il microonde. E basta, questi due portano fortuna. Dovrebbero portare fortuna. Non conterò le calorie perché tanto sicuro supero, anche perché è difficilissimo contarle. E poi comunque appunto il capodanno cinese è molto importante. A proposito, se volete mangiare cinese, c'è una promozione su Uber Eats, vi lascio il codice qua sotto. Non sarà come quello fatto in casa, però. Rispetto al rispetto a quello italiano, sì, nelle cene e nei pranzi comunque italiani, ognuno ha la sua portata. Sì, ognuno ha il suo piatto davanti, si mangia quello e basta. La tradizione cinese, culinaria cinese, vuole invece che si abbiano dei piatti interi che si dividono tra tutti. Molto è bella sta cosa. È un metodo di condivisione ancora, cioè per rendere ancora più speciale il stare a tavola. Purtroppo è covid friendly, però oggi abbiamo usato dei cucchiai singoli, ognuno si prendeva la sua dose e basta, quindi siamo a posto. Ma quest'anno in che anno si entra? È vero, spiegalo, se vuoi spiegare la storia dei segni zodiacali cinesi. Quella del topo. Non penso che lo so. Io so solo che io sono topo e basta. Io sono bue. Topo. Grazie. 98... Dovresti essere tigre? Vuol dire che è un anno fortunato per chi sì, è l'anno fortunato della persona che... Cioè il mio era l'anno scorso, non so quanto sia stato fortunato. Però vabbè, il vostro è l'anno del covid. Mi ha portato fortuna, mi ha fatto fare YouTube, quindi... Vero? Ma quest'anno è tigre dell'acqua. Allora, aspetta, ricapitolando. Allora, ci sono 12 segni. Ogni segno può anche essere poi di... Quindi non è... One eternity later. È tigre d'acqua, tra l'altro, lei, perché lei se, cioè, ogni 60 anni capita uno dei 5 elementi. Di cosa stiamo parlando? Devi spiegare la storia dei sogni. Vabbè, mi sono persa. Non la so spiegare così bene. 12 animali. Praticamente... No, tutti gli animali c'erano. Hanno indetto una gara. Ci sono 12 segni nell'oroscopo cinese. Tra tutti gli animali avevano indetto una gara. Dovevano svegliarsi la mattina presto. Più o meno la so, ma non mi ricordo i dettagli. Io mi ricordo che comunque il primo a partire o a svegliarsi, vabbè, era il topo, per quello il primo segno zodiacale. Il primo segno zodiacale era il topo. Allora, cioè, è ogni, cioè la successione dei segni. Quindi prima il topo, poi il bue, poi la tigre, eccetera. Il gatto non è dentro perché doveva essere svegliato dal topo. È vero. Però non è stato svegliato, infatti i gatti odiano i topi. È vero. E quindi è vero. Non è neanche in 12 segni. Sapevo questo e basta. Io. Sapevo più di te. Vabbè, non lo sapevo spiegare. Io pensavo tu la sapessi molto bene. Ma come? Non è che me la studio tutti i giorni, non è che me la ripeto. Vabbè, niente, dai. Comunque poi ogni animale, appunto anche questo è anche uno dei 5 elementi, è quello di me. Cioè, lo sanno, se mi sanno, e niente. Taglielo tutto. Obrigado. Non so come voglio dire. Grazie. Grazie. In portoghese. Come Prozis. Quanto c'è sconto Valentino Gnaghi? 10% di sconto più omaggi. Che sonno. È pienissimo. Adesso lavo tutti i piatti. Oh, a dopo per il dolce. Come dolcetto Nora ha preso queste palline di riso con dentro sesamo, pasta di sesamo nero. Si fanno bollire sull'acqua con un po' di zucchero. E a me piace metterci anche un po' di zenzero. Anche questi sono un cibo dolce tipico del capodanno cinese e dicono che portino fortuna. Il buon auspicio. Sono delle palline molto carine. No, sono strane perché non sei abituato a mangiare una cosa tipo liquida, calda. Questi sono molto morbidi. No, ma sono tipo salatici. Vabbè, effettivamente la cucina cinese è molto dolce e salato assieme in realtà. Di solito per il nuovo anno cinese si usa a regalare delle bustine rosse con dentro dei soldi. Volevo dare il segno delle bustine rosse. Tecnicamente sono comunque soldi, spero. Qui finisce la nostra amicizia, se qualcuno dovesse vincere. Vi do qualcosa di rosso di Prozis, se volete. Un big shot Prozis rosso. Tra l'altro ci sono delle bustine rosse proprio fatte apposta con dei disegni bellissimi, quelli che portano bene, però non le trovate, ero troppo in ritardo. E ci ho scritto io sopra in modo osceno. Mezzo. Ora io ho perso. Anche io carta bonus cosa vuoi? Non ho vinto un cazzo. Era più bella per no, non lo supero. Abbiamo perso. E niente, altre 24 ore, a domani. Intanto buon anno a tutti, anche se probabilmente pubblicherò il video dopo qualche giorno. Per colazione del secondo giorno delle 48 ore solo cibo cinese per il capodanno cinese, mangerò due uova al tè che ho preparato ieri, dette anche uova di drago. Sono delle uova fatte nel tè e nella salsa di soia, bollite per molto tempo, e aprendole hanno una texture che sembra un uovo di drago. Mangerò poi questo, che è una zuppa dolce di cose varie, con orzo, fagioli rossi, riso, semi di loto, eccetera. In cinese si chiama papaozou e lo vendono in varie combinazioni.
combinazioni diverse. Questa in particolare ha queste cose qua. La cosa bella è che sotto il tappo ha anche un cucchiaino e si mangia così già pronto. Fornisce molti carboidrati e ha per tutta la confezione mi pare 280 calorie. All'interno è un brodino, una zuppetta tutta strana. In più mangerò anche un po' di carne essiccata cinese e niente, direi che si può iniziare a mangiare. Comunque comoda questa caraffa Prozis perché è enorme, ci sta un sacco d'acqua e non devo riempirla ogni volta. Ha dei pacchettini dentro il pacchetto. Mangiabile, mi aspettavo meglio. Di questa confezione pesa più la plastica che la carne in sé perché era un pezzettino piccolissimo. Bocciato. Ogni volta che mangio queste uova mi ricorda la challenge delle 24 ore solo di uova che ho fatto l'anno scorso al compleanno, dove avevo mostrato anche come prepararle. Una curiosità è che su tutti i cibi cinesi confezionati c'è la data di produzione e non la data di scadenza. Infatti qui c'è 3 ottobre 2021 e nelle istruzioni da qualche parte dovrebbe esserci scritto quanta è la validità. 300 giorni, quindi 10 mesi. La prima volta che sono andato in Cina non capivo niente e pensavo fosse tutto scaduto. Comunque se volete le ricette dei piatti di ieri, arriviamo a 2000 likes e vi porto dei tutorial su come farli. Non che sia uno chef, però sono mangiabili le cose che faccio. Bene, detto questo, ci vediamo più tardi per il pranzo. Per pranzo mi farò questi noodles istantanei. Sono gusto carne di manzo. Sono buonissimi, era il mio cibo preferito da piccolo. Però ovviamente non è che abbia questi grandi valori nutrizionali. Vi consiglio di mangiare cibo più sano. E c'è anche Kung Fu Panda sulla scatola. Vendono anche in confezioni così, però vanno fatte tipo in un pentolino, quindi è un po' più scomodo. Questi già con la ciotola sono comodissimi perché basta aprire un pochino. All'interno ci sarà già la posata, i vari condimenti da mettere dentro. E qui ci sono i noodles in sé. Buttiamo un po' di acqua nel bollitore e lo metto a scaldare. E come proteina mangerò un petto di pollo bollito con un po' di salsa di soia, semplicissimo, secondo me buonissimo. In più mangerò anche questi che sono tuberi di senape conservato, sempre col panda, tema. E questi sono ottimi sul congee, come ho sempre detto, però adesso li mangerò così. Posso mettere nella zuppa di questi e vengono buonissimi. Buttiamo l'acqua nel contenitorino. Ottimo questo bollitore Prozis perché fuori non scotta, nonostante dentro sia bollente. In più avete uno schermino qua che vi dice la temperatura dell'acqua all'interno. Si può anche mantenere la temperatura e niente. Miglior acquisto di sempre. Chiudiamo e mettiamo subito le bustine di condimento. E questo che sarebbe gusto e olio, che non metto perché ho paura sia troppo piccante. Al massimo lo metterò in qualche minestrone che farò nei prossimi giorni. Vi giuro, è una delle cose più buone che ci sia in questo mondo, però non è sano, quindi non ve lo consiglio. Però da provare e se siete di fretta ci può stare. Detto questo, mangio con calma e ci vediamo dopo per il pasto pre-workout. Ora dello spuntino, purtroppo oggi non andrò in palestra perché non riesco coi tempi, ho un sacco di cose da fare. Devo ancora iniziare a editare questo video che uscirà tipo tra due giorni, domani o dopodomani. Purtroppo ho avuto tante cose da fare. Adesso sono le 5:30, faccio uno spuntino con questo dolce cinese. Avevo dimenticato di accendere il sole portatile. Ed è questo dolce qua, che è una gelatina alle erbe. Ogni 100 grammi ha 28 calorie, 7 carboidrati, tutto il resto zero, quindi sono zuccheri. E niente, non la mangio da un sacco, proviamola. Non mi ricordo neanche il gusto. Odora di tè. È super gelatinoso. È molto fresco. Sa un pelo di tè zuccherato. A sto punto lo finisco perché è buono. Ci vediamo dopo per la cena. Siamo arrivati a cena, l'ultimo pasto di questa 48 ore challenge. Anche questo non ha nulla da invidiare a quello di ieri. Anche se ieri eravamo in compagnia era sicuramente più speciale. Infatti oggi siamo solo noi due, però mangeremo per quattro. Sì. Abbiamo preparato il riso in bianco, normalissimo, accompagnato dalle stesse verdure di ieri, ciao pezze, con salsa di soia e salse varie che ha fatto Nora. E tofu fresco con uova dei 100 anni. Sono tipo 400 grammi che ci finiremo. Con sopra salsa di soia. Tutti. In più piatto forte della serata è il pesce, un'orata, brasato. E il pesce, anche questo, è di buon auspicio. È un, proprio uno dei piatti forti, sempre presenti nelle tavole del capodanno cinese. Sì, ieri non l'abbiamo fatto perché sennò era troppa roba. E infatti oggi purtroppo, perché non volevamo fare troppo cibo, avevamo preso anche le lingue di anatra, che ho visto adesso che abbiamo pagato 15 euro. Lo mostreremo nel prossimo video. A quanti like? Tanti. Tantissimi. E in più avevo preso anche questi wurstelini come snack, però non è che mi ispirassero troppo, sembra un po' cibo per cani, quindi è vero, sono le salsicette per i cani, quindi lo proveremo magari più tardi se abbiamo ancora fame. Bene, adesso bene, iniziamo a mangiare, guardiamo Iron Man che è rosso, che porta fortuna. Infatti stiamo facendo la maratona di film Marvel in ordine cronologico dal primo all'ultimo, siamo solo Iron Man 1, piano, ci metteremo un bel po'. Sì. E qui
cade l'asino, se sai usare le bacchette o meno, perché bisogna saperlo prendere senza romperlo. Sì, perché è molto morbido. Mm-mm. Quindi se metti troppa pressione lo spezzi. Come tradizione in realtà dovrebbe iniziare il più vecchio, e quindi sono io. Comunque il tofu fresco non viene mangiato moltissimo secondo me qua, però con un po' di salsa di soia va bene. Tutto con la salsa buono. Di soia. Se dovessi andare a MasterChef metterei la salsa di soia ovunque e basta. No, 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 no. Molto buono. Molto buono. Cena terminata. Come dolcetto Nora ha preso egg tart, quindi tartine di crema d'uovo dovrebbe essere. Molto simili ai pastel de nata di Prozis. Simili ma non uguali. Dovrebbe essere tipiche di Macao, perché infatti hanno influenza portoghese. Portoghese. Infatti Prozis è portoghese per chi non lo sapesse. Comunque mi sono fatto un po' di meal prep con riso avanzato, carne brasata che ho fatto uguale a ieri, e fagiolini in salsa di soia. Ho già due pasti pronti. In più abbiamo preso anche questo frutto qua, che è il pomelo. È un pompelmo gigante, non so se lo apriremo, siamo molto pieni. Però anche questo porta bene. Quindi va mangiato. Parola del video, porta bene. Sanno molto di uovo. Queste le ho prese in una pasticceria cinese di qua, quindi sono fatte ieri, autentiche. Dopo il dolcetto, grazie mille per la visione. Video terminato perché siamo pienissimi. Vi ricordo che il prossimo video sarà la trasformazione fisica dopo 30 giorni di dieta, anche se purtroppo qualche giorno ho sgarrato. Buon anno cinese ancora a tutti, ci vediamo al prossimo video.